Ci troviamo alla libreria Giovannacci di Biel, dove Marco Perino presenta il libro E se la pecora nera fossi io. Cosa vuol dire questo titolo, Marco? E se la pecora nera fossi io significa che noi spesso giudichiamo, allontaniamo o teniamo a distanza delle persone perché apparentemente sono molto diverse da noi, le giudichiamo facilmente. Poi però ho voluto conoscerle un po' queste persone e ho cercato di metterle in buona luce, nel senso, se noi fossimo stati al loro posto nella vita avremmo fatto scelte diverse, saremmo stati pecore bianche o pecore nere se noi avessimo vissuto il loro stesso vissuto. E il tuo secondo libro è andato molto bene al Salone del Libro, adesso finalmente lo presenti nella tua città, insomma c'è comunque un orgoglio e anche un po' di emozione. Sì, anche perché essere qua nella libreria Giovannacci, che è la libreria dove venivo a comprare i libri da piccolo, essere a casa, essere in mezzo a amici, parenti e anche biellesi che mi guardano un po' con amicizia e un po' con ostilità anche, perché chi l'è schi? Senti, il tuo lavoro principale è però un altro, quello di fonico e insegnante, di musicista, e a questo proposito tu stai lavorando su un progetto molto interessante nelle carceri. Sì, in questo momento qua sto facendo un progetto sperimentale di musica elettronica nel carcere di Biella, dove sto insegnando con un software gratuito ai carcerati la produzione musicale. È un progetto che è nato quasi per gioco e sta raccogliendo tantissimo sostegno dai carcerati stessi, dalla direzione, perché c'è moltissimo entusiasmo e quello che vedo avvenire all'interno delle sbarre è fantastico. Sento bella musica, sento belle energie, sento e leggo tantissimi testi. Ci sono delle cose che mi vengono raccontate dove semplicemente mi chiedo: ma potrei essere io lì, al suo posto?